andando sulla ricerca spirituale ma anche intellettiva e quindi forzavo me stesso, superato i primi acciacchi del cuore, della circolazione, vinta il principio di leucemia che era subentrata subito dopo l'infarto per i troppi globuli bianchi che mi avevano riempito il sistema circolatorio, no? Ero più forte, non ero più così, sempre stanco. E quindi cominciavo a tirarci dentro un'altra volta, no? Allora, facciamo un passo indietro. E un passo indietro è la prima cosa è proprio questo libro che mi ha salvato, o che ho fatto da maestro in diretto. Curarsi con erbe, radici, foglie e fiori. Dell'editrice Vela. E questo qua, infatti, l'avevo sul comodino, quindi ci sono tutte le spiegazioni delle varie piante, però tu guardi alla fine, per ogni malattia o disturbo c'è il rimedio con le piante. Quindi io avevo infiammazioni varie, spasmi antispasmodici, no? Che contavo molto, arteriosclerosi perché allora andavo abbastanza alto, astringenti, bronchite che era sempre avuto da ragazzino, un'esagerazione, catarro bronchiale, calcoli al fegato, calcolosi biliare, clorosi perché avevo l'acidità addosso, la colicista che era infiammata, la colesterolemia perché io a 30 anni avevo 350 di colesterolo, colica del fegato, colica nefritiche, cirrosi epatica, cioè tutte, e ho scoperto che una decina di piante, no, facevano andare bene qui tiglio e verbena e cardomariano e malva, che si trovavano facilmente, più la liquirizia per disinfiammare e per aiutare la depurazione. Quindi con dopo rosa canina per rimineralizzare il tutto, e quindi con poche cose potevo vincere anche le conseguenze dell'epilessia, le farangite che avevo sempre, l'emicrania. Dopo cosa? La ritenzione idrica, l'idropisia, le fluttuenze, cioè il gas intestinale, l'insufficienza cardiaca, il nervosismo, quindi le camomille che mi sono prese, camomilla romana, e il tiglio, non so appena io quante ne ho bevute al posto del caffè. Poi nervosi cardiaco, la valeriana, parecchio anche quello a suo tempo. E dopo le varie stanchezze e i dolori, che ho visto che praticamente avendo una buona, queste erbe essiccate, ma soprattutto se andavi a raccogliere il crescione, il radicchio di campo, la menta, la noce che trovi da tutte le parti, il nocciolo, cioè i frutti reali della natura, il lampone, la pera, il prezzemolo, il rosmarino, cioè roba, gli aromi tradizionali, no? Cioè se la mia farmacia era diventata casa mia, perché ancora adesso ne ho via, ancora prima avevo una ventina di vasi apposta con dentro le varie, adesso ne ho 3, 2, 5 sono rimasti, e di cui ne uso solo due intensamente, tiglio e verbena, uno e l'altro con liquirizia, cardomariano e echinacea. Echinacea l'ho scoperta più avanti perché è quella che rinforza il sistema immunitario. Ecco, con questo qua ho detto, ricominciamo di nuovo dall'inizio, cioè ripassiamo le prime lezioni che avevo in qualche maniera
un po' fatte di fretta o comunque comprese, ma non comprese del tutto. E quindi leggo di nuovo la natura e mi riconferma che questo qua è stato scritto del 1982, quindi 33 anni fa, e dicono le cose che stanno continuando a ripetere anche adesso: l'inquinamento che è insopportabile per una vita normale. Ma se lo dicono personaggi di un certo peso, se fanno riunioni non sopra riunioni e non lo capiscono a certi livelli, cosa pretende che sia io a poter convincere il mondo che sta sbagliando? Quindi è importante che il miracolo lo faccia su di me. Quando poi uno dice: vuoi un miracolo? Fai di te un miracolo. L'unica cosa per diventare credibile è ridiventare una persona sana, equilibrata, consapevole e diciamo più giovane dell'età che ha, anche per se con un passato traumatico e di malattia notevole, insomma. E ho detto, mi sono messo di nuovo impegno a fare un lavoro su me stesso. E qua vale la pena di leggerli questi qua, che ho letto quindi nel 98, 99, 2000, cioè quando avevo già, forse anche 2001, quando ho preso l'idea di dire: no, è inutile che io insista di voler insegnare al mondo o agli altri, ricominciamo a insegnare a me stesso. Cosa dice? Torniamo alla natura. È un desiderio ormai diffuso, un'aspirazione a recuperarsi il diritto ad una vita sana e genuina, la volontà di conciliarci con l'ambiente che ci circonda. Nell'era del progresso, nel guardare sempre avanti, facciamo dunque un passo indietro, innestiamo la retromarcia, ma non per ritirarci, ma per migliorarci, per riconquistarci un rapporto con la natura più autentico. Perché progresso vuol dire anche saper correggere la rotta, conservare del passato le sue parti migliori. Torno allora alla natura, abbandoniamo gli inquinanti, torniamo allora alla natura, abbandoniamo gli inquinamenti, i cibi sofisticati, riavviciniamoci all'habitat naturale. È quello che ho fatto, che facevo già prima, però non avevo coscienza. Cioè non è che io andavo in natura, dovevo sempre fare le cose, ma non ero amico. Come non ero amico di me stesso, non mi ascoltavo, non ascoltavo e non ero amico della natura. Non andavo in giro a raccattare lo sporco lungo le passeggiate. Anzi, se avevo qualche carta di merendina, le buttavo via anch'io, come si faceva con la sigaretta dal finestrino della macchina, così. Ed è stato Maurizio Baldini, presidente di Terra e Cielo, a insegnarmi questo, no? Cioè, assieme si andava via in passeggiata, ognuno trovava il suo sacchettino e si tornava a casa con i frutti di bosco, volendo, i funghi anche, ma soprattutto con lo sporco che c'era, inquinante che c'era nel bosco. E questo comincia a diventare veramente, cosa vuol dire, un rapporto sano con la natura. Perché non basta dire vogliamo curarci naturalmente, bisogna soprattutto saperlo fare. Il succo poi è questo qua. Curarsi con erbe, radici, foglie e fiori è una guida preziosa e consapevole. Preziosa e gradevole. Ah, curarsi con le uniche, che è questo libro, è una guida preziosa e gradevole per addentrarci nel magico mondo della natura, per riscoprire un mistero da tempo dimenticato, per cercare una nuova armonia, e ho messo io nuova alleanza, con il nostro ambiente rimasto in ecologico equilibrio, perché non puoi andare in natura dove tutto è falso, eh? Cioè devi andare in natura che bada a se stessa e ai suoi ritmi naturali. Prefazione, dell'81, sì, è l'81. Il più grave problema dei nostri tempi è, soprattutto per i paesi ad elevato sviluppo tecnologico, l'inquinamento, unitamente al progressivo ma inesorabile esaurimento delle risorse naturali, energia e materie prime.
con la rivoluzione industriale si passò gradualmente da un'economia prevalente agricola ad un'economia industriale. Così, mentre prima l'inquinamento prodotto dalle popolazioni rurali era di tipo più semplice e in quantità minore, tale da potesse facilmente assorbito dall'ambiente in tempi brevi, a mano che procedevano l'industrializzazione e l'urbanizzazione, la mole e la qualità degli scarti di questo tipo di sviluppo furono tali da superare le aree con capacità di smaltimento naturale e cominciarono ad accumularsi. Questo vale per il macrocosmo, ma vale per il microcosmo. Noi mangiamo 10 volte quello di cui abbiamo necessario e quindi il di più si accumula dentro di noi, come tutte le cose inutili, oggetti inutili, i doppioni, le cose triple, quadruple che compriamo, no? Vanno a ingolfare i cassetti, gli armadi, la casa, le cantine, i solai, no? È la stessa cosa, come c'è un di più in natura, c'è un di più dentro di noi, c'è un di più dentro di noi, automaticamente lo facciamo anche in natura. Si parla oramai quotidianamente di crisi di un certo modello di sviluppo che considerava illimitate le possibilità di progresso, inesauribile la capacità dell'ambiente e delle persone di rinnovarsi. Invece la distruttività di questo sistema economico ha superato di gran lunga il ritmo di rinnovamento naturale. E questo qua purtroppo noi seguiamo il mito USA, no? In cui tutto era facile, tutto era largo, tutto era meraviglioso, un'espansione dell'essere umano incredibile, ma non ti rendi conto che se tutti facessimo quello che fa il singolo americano, il consumo di acqua, di risorse esistenziali, e anche noi europei, cioè ci vorrebbero 10 pianeti 10 Terra, e per questo che adesso dico, continuo a cercare vita su altri pianeti o altri che dicono no, dobbiamo ritornare a essere 500 milioni di persone, non fare un nuovo ordine mondiale, cioè fuori di testa, quando è sufficiente riandare a alimentarci, a produrre il naturale, l'essenziale. Soprattutto dentro di noi. Allora, giunti a questa consapevolezza, si accompagna però una grande confusione sulle prospettive future, cioè le tecniche su cui agire. E questo desiderio è sempre più diffuso, viene strumentalizzato anche dai persuasori pubblicitari più o meno occulti, che suscitano o insinuano nei nostri animi una insana e infondata o malfondata nostalgia della sana vita dei tempi passati, ottenendola perciò o con metodi innaturali o con forzature nei tempi e nelle modalità esistenziali, cioè praticamente le famose 4-5 famiglie che comandano il mondo sanno tutto questo e quindi lo governano, come chi ha in mano le telecomunicazioni che può convincere le persone con una notizia, con la pubblicità, con una cosa subdola. Cioè, è questo. E ognuno vuol diventare più bravo e più furbo dell'altro, quindi ci sono la concorrenza tra le reti televisive, la concorrenza tra i guru, la concorrenza tra le religioni, la concorrenza con l'ideologia a sinistra piuttosto che quella di destra, e viene discorrendo, oppure dice l'atleta o il cantante o l'attore più rappresentativo, dice no, devi imitare me perché sono io che sono, guarda come sono, cosa ho ottenuto, no? E così finisce a non ci capirsi più niente.
Dopo, oltretutto, dobbiamo parlare degli effetti secondari nocivi dei farmaci di sintesi che subentrano proprio perché si esagera nelle cose naturali, si è dimenticato l'uso dell'alimentazione naturale. Nessun farmaco è totalmente privo di tossicità e i suoi effetti dannosi durante una cura o terapia possono essere lievi, talvolta gravi o addirittura letali. Bisogna anche dire che gli effetti desiderati e quelli indesiderati di una sostanza medicinale sono spesso strettamente collegati, tanto che l'efficacia e la tossicità possono aumentare parallelamente. Cioè, è logico, io ho sempre più bisogno di tranquillanti nei psicofarmaci, no? Perché la tensione nervosa aumentava, però automaticamente con più le prendevo, con più mi avvelenavo. Dopo la fine, per non addormentarmi quando dovevo essere sveglio, continuiamo a bere caffè, arrivavo 10-12 caffè al giorno di espresso, più il pocket coffee che avevo sempre il pacchettino da tutte le parti. Dopo ero nervoso, fumavo pipa, sigarette pesanti, sigarette leggere, le famose Mary, no? Cioè dovevo meritarmi la Mary, no? E è arrivato un punto in cui mi sono trovato con tre sigarette accese contemporaneamente. Perché dopo la fine non te ne rendi conto, non senti, bisogno, non senti la nicotina, oppure ti fermi a parlare. Quindi nel lasso, io ero preso anche da mille lavori, mille clienti, mille problematiche, riparliamo nel 2000, no, 1987 circa, sì, poco prima di sballare del tutto, 88. Mi sono trovato una volta una moglie, ma sai che è in sette in mano, me ne hai già accese due che stanno fumando da sole appoggiate, una sul bancale fuori e uno sull'angolo della scrivania. Ecco, è arrivato in quella condizione lì, è arrivato. Molti di questi farmaci provocano inoltre effetti spesso contrari a quelli desiderati, aumentando a lungo andare l'aggressività e l'ansietà, ciao, posso confermare, possono causare impotenza sessuale, non impotenza ma praticamente scarso appetito sessuale, perdita del sonno, invece quello non mi mancava mai perché continuavo a dormire, mal di testa, nausea, disturbi mestruali, fortunatamente non ne avevo, tendenza al suicidio, fortunatamente quello non l'ho mai avuto. Questo perché nei farmaci di sintesi non sono presenti solo quelle sostanze che hanno una reale attività terapeutica, ma anche altre che ne facilitano l'assimilazione e la conservazione, ma che non hanno nulla a che vedere con l'effetto ricercato. Sono gli eccipienti non sempre inerti biologicamente, no, e non sempre innocui, a creare quindi i problemi secondari. Tuttavia, non si può, una volta venuti a conoscenza dei limiti della medicina ufficiale, passare semplicemente alle medicine alternative. Quello che avevo fatto all'inizio, cioè avevo martoriato Maria dell'Alpestre a Brescia, cioè che non ne poteva più delle mie richieste, no? Perché volevo sostituire tutto con le tisane, con i preparati per star bene, in equilibrio, no? E infatti quando ho fatto l'infarto, dopo 7 anni che mi conosceva e che la tormentavo, mi ha detto, ah, finalmente hai fatto l'infarto, è l'unica strada per sbloccarti, mi aveva detto. E effettivamente è stata la botta giusta che ha aperto, riaperto il canale del timo, del Cristo che è in noi, nel mio tabernacolo. Alternative.